Siamo in presenza di una tipica configurazione dell'associazione per delinquere ordinaria, non mafiosa, in cui c'è una precisa ripartizione di compiti. Troviamo il basista che individua i carichi interessanti da rubare, poi i gruppi operativi che provvedono ai furti o alle rapine anche con modalità violente, con modalità particolarmente invasive, e tutto il resto dell'organizzazione che poi provvede a collocare questa merce. Un'organizzazione particolarmente pericolosa, soprattutto nel contesto economico di Palermo, che come sappiamo è connotato da un sistema asfittico in cui gli investimenti esterni sarebbero altamente desiderabili, ma è chiaro che un quadro di insicurezza scoraggia questi investimenti. Noi ci muoviamo soltanto sulla base dei fatti concreti. Di concreto c'era un'associazione molto articolata che organizzava dei furti e delle rapine di ingenti quantitativi di merce che transitava in arrivo e in partenza dall'area aeroportuale. Il quadro di riferimento è sicuramente mafioso e su questo stiamo lavorando. Le imputazioni che abbiamo finora rubricato e, ripeto, basato sui dati concreti, riguardano invece un'associazione con ruoli articolati e molto definiti che si occupava esclusivamente di questo settore. La prima, quella più giuridicamente sofisticata, vedeva l'impiego di autisti dell'organizzazione o comunque individuati dall'organizzazione simulare furti e rapine presentando false denunce alle forze di polizia, dirottando poi la merce all'organizzazione. L'altra riguardava furti all'interno del porto di tir e furgoni con documenti falsi sia in termini di targhe che di patenti per gli autisti per eludere i controlli. La terza, modalità, quella più violenta, rapina a mano armata con sequestro di persona in danno di autisti di furgoni con grandi carichi di merce. In questo contesto addirittura l'irruzione nel parcheggio di una società di trasporti palermitana i cui titolari sono stati temporaneamente imbavagliati e costretti ad aprire il cancello per far entrare un furgone e sottrarre un ingente carico di prodotti alimentari.